falei com ele, se não chega aí de fato, já teve uma espécie de tática de que não era um capitão, mas ele chega a dar que eu sempre guardava a vista. Però la nostra preoccupazione più grande era quella di essere presa dai soldati, perché c'erano soldati russi dappertutto, dappertutto. Come armamento non era un granché, se non c'era l'America, la Russia, ugualmente non era, erano tanti soldati, ma c'erano dappertutto, senza, e non volevamo andare nelle case a chiedere aiuto perché avevamo paura che ci siano spia. Perché andavamo sempre, pensate che avevamo le radici del cambio in mezzo. Le radici del cambio? Una epica di giorno altro di alle ragazze, una epica che entravamo con le epica che non c'era nient'altro, andavamo soprattutto ad andare verso le case. Finché arriviamo a Brescia, città bombardata, 100.000 morti in un bombardamento, perché là quando arrivavamo alle fortezze davanti, si sentiva, se c'era il sole, in fabbrica diventava oscuro, talmente irritante. Ne ho visto uno che l'ha incentrato, una volta si è spezzata a metà, e ci hanno bloccato perché avevano paura che andassero a prendere i piloti che stanno andando giù col paracadute in moto da qui. Quindi quando siete scappati è stata una decisione estemporanea. È estemporanea, non si è più preso da noi. Tanto è vero che io non mi ricordo più neanche chi era, come erano per me, perché siamo scappati come abbiamo potuto noi. Sempre per le campagne, per i paesi di qua e di là. Arrivava a mezzo, eravamo su un'altra ferrovia, che andava a pace e saltavamo su. E dove andiamo? Siamo saltati su una classe che c'era il carbone, siamo diventati medico in parolotto. Non avevamo proprio idea di dove eravate. Non avevamo idea di dove eravamo. Noi pensavamo che il treno andasse a finire, invece andavamo verso l'estero. Però lì abbiamo avuto la fortuna di incontrare un italiano che aveva messo a disposizione di questa casa per gli sbandati italiani. E appena arrivati lì, mi ricordo che hanno detto c'è una messa oggi che lo ascolta la messa, non lo parlano più lì. Non lo conoscevo neanche più perché aveva la divisa tutta smantellata, non aveva più neanche la cosa del cappellano. Perché gli abiti? No, erano tutti i più grandi. E ricordo che a Trento, si è fermata l'aeroporto a Trento. Prima di arrivare a Trento, a Innsbruck, si è portato in una caserma degli appellini tedeschi. Ci hanno spogliato i nudi e quello punto che danno l'acqua alle pipi. Con i DDT siamo innaffiati dappertutto con i fili, navando, per i piloti, e avevamo un fiore di piloti. A Trento, parla nel comune mi dà 300 lire. Qui hanno fame tutti. Ma fate vedere cosa puoi prendere con 300 lire, 300 lire.